Bene. Sei a posto, Rugo? Sono a posto? Va bene. Allora, ragazzi. Prego, Fabio. Giorgio. Buongiorno a tutti. Grazie di essere qua, grazie anche ai colleghi che sono qua nelle aziende che sostengono questo progetto. Allora, Rock No War ha progettato e sta realizzando questo progetto che si chiama L'acqua è vita. Perché siamo qua oggi? Perché questa è la prima tappa che in Modena, la famiglia Rivetti, vogliono condividere con Rock No War e non solo con Rock No War. Noi siamo un po' il veicolo di comunicazione di questo progetto. Questa è la prima tappa, la seconda tappa sarà sabato. La squadra farà il riscaldamento con la indossando la maglia che avete visto prima nelle immagini. Ci sarà ovviamente un messaggio sul maxi schermo, un messaggio audio, ci saranno i LED. Cioè vogliamo sensibilizzare, vogliamo spiegare che cos'è questo progetto che parte dal nostro territorio, come sono i progetti anche del Modena, ma si allarga in tutto il mondo. C'è il nostro vice capitano Fabio Gerli, perché ovviamente rappresenta il gruppo squadra che diventa vettore del progetto. La Lega ci ha autorizzato a utilizzare queste magliette nella fase del riscaldamento, quindi anche la Lega Serie B è a conoscenza di questa nostra partnership, usiamo questo termine. E a me non resta che lasciare il microfono a Giorgio Amadessi, che vi racconterà brevemente quello che è questo progetto e anche le aziende che in questo momento principalmente lo sostengono. Grazie. Bene, grazie a tutti voi di essere qui. Parto con i ringraziamenti come solito, perché Rock No War sta facendo delle cose veramente belle, veramente importanti, ma sempre grazie a qualcuno, perché d'altronde da soli non saremmo in grado di fare niente. Come primo ringrazio sempre, cioè non è il caso oggi, ma ringrazio sempre i volontari che sono la forza di Rock No War, ma in questo caso è doveroso partire prima dal Modena, che ci ha messo a disposizione questa occasione, e dalle aziende che per prime hanno creduto in questo progetto, che sono aziende del territorio, che sono Caracol, Florin e Modula, a cui va il mio veramente grande grazie. In due parole proprio velocissime per spiegarvi come è nato il progetto, in novembre dell'anno scorso, quindi 2022, sono stato in Malawi e ho visto che cosa voleva dire l'importanza dell'acqua. Infatti il progetto si chiama Acqua e Vita. Siamo stati in un villaggio dove c'era un'inaugurazione di un pozzo e le donne per prendere l'acqua dovevano fare dei chilometri e poi andando a prendere l'acqua in un posto non proprio salubre, e con dei bidoni di 30 kg in testa tornavano per ridare l'acqua per le famiglie. Naturalmente l'acqua non sana, non pulita, e quindi potete immaginare per i bimbi morti anche per dissenteria, per una serie di malattie dovute all'acqua inquinata. Quello che mi ha colpito di più è che per fare un pozzo in questi posti il costo è molto è relativo, cioè dai 7 ai 10 mila euro si riesce a fare un pozzo per avere acqua pulita per un villaggio, in questo caso un villaggio di 150 famiglie, le famiglie non sono come le nostre, cioè non c'è un figlio o due, eppure per dare l'acqua a una scuola intera dove ci sono tra i 1.000 e i 2.000 tra bimbi e ragazzi. Quindi vista questa particolare necessità ci siamo mossi nel chiedere l'opportunità di avere dei finanziamenti e del sostegno per fare queste iniziative. Quello che abbiamo voluto fare, cioè negli ultimi anni Rock No War ha lavorato sul territorio e sempre anche grazie ai partner locali, abbiamo lavorato molto dal terremoto in Emilia con la scuola Medolla, poi il terremoto in centro Italia, poi grazie sempre a Caracol, Florin e Modula abbiamo fatto una serie di iniziative all'azienda ospedaliera di Modena, però lo spirito di Rock No War è partito
dare una mano alle persone in difficoltà dove abitano e che hanno solamente la sfortuna di essere nati in un posto non fortunato come il nostro. Qui siamo partiti, abbiamo voluto dare un senso globale a livello mondiale di questo progetto e quindi ormai non li ricordo più, quindi permettetemi di leggerli. I pozzi li faremo in Ecuador, Amazzonia, Sierra Leone, Benin, Chad, Etiopia, Uganda, Ruanda, Nigeria, Malawi, Madagascar, Somalia e Cambogia. E, abbiamo lanciato il progetto a novembre con una cena presso la Florin Gallery, dove, dicevo, le aziende che ho appena menzionato hanno messo a disposizione un budget di 120.000 euro per poter partire con questa iniziativa. Grazie a questi abbiamo già mandato i fondi in quasi tutti i paesi, comunque Ecuador, Sierra Leone, Chad, Etiopia, Somalia, Uganda, Ruanda, Nigeria, Malawi, e stanno già costruendo i pozzi. Quindi il sogno era quello di arrivare a una cinquantina di pozzi. Sono già una ventina, io comincio a avere le foto con gli zampilli d'acqua, quelli che stanno scavando, e devo dirvi che la soddisfazione è enorme e le mail, le lettere che stanno arrivando sono veramente toccanti. Non abbiamo fatto solo dei pozzi, ecco, l'acqua si trova a 40, 50, 60 metri, quindi non è particolarmente difficile trovare l'acqua, ci vuole solo la volontà, si fa lavorare aziende locali, quindi non partiamo da qui con aziende perché facciamo lavorare gente del posto, e poi il progetto deve essere seguito e quindi viene anche fatta la formazione, perché l'acqua poi è un bene importante e deve essere gestito bene. Facciamo dei pozzi, in altri posti abbiamo sostenuto delle cisterne, quindi l'importante è quella di raccogliere l'acqua e poi dopo di averla a disposizione nei momenti di difficoltà, e in Etiopia, ad esempio, insieme al CEFA abbiamo fatto un progetto per l'agricoltura, quindi in quel caso vengono fatte delle pompe alimentate a pannelli solari, viene presa l'acqua dal fiume e viene utilizzata per l'irrigazione, quindi quello che è importante è pozzi per i villaggi, per le scuole, cisterne per dare l'acqua diciamo quando c'è la necessità, quindi si prende anche l'acqua piovana e si prende e si dà a disposizione quando c'è, e pompe per irrigazione, quindi per l'agricoltura. Bene, io mi fermerei qua che così non voglio dilungarmi troppo. La nostra idea è quella poi di ritrovarci qua prima della fine della stagione o comunque tra qualche mese e darvi dei dati ancora più, vorrei dire, precisi su tutte quelle che sono le cose che saranno già realizzate. Fabio, la cosa che volevamo chiederti un po' tutti è questo, cioè di sei vice capitano della squadra, condividi tutto con Antonio per Greff e con i tuoi compagni, ecco, spesso capita di essere vettori di una comunicazione sociale, solidale, come in questo caso. Che cosa il calcio in questo ha insegnato a poter aprire molte porte? Sappiamo quanto il calcio possa essere utile per sostenere queste iniziative. Parliamo di un bene di primaria importanza, quindi speriamo che noi attraverso, come vediamo, la maglia o pre-gara, o comunque pubblicizzando questa iniziativa, possiamo anche noi dare una mano allo sviluppo di questo progetto. Quindi diamo anche noi il nostro contributo. E ovviamente anche voi rappresentanti dei media siete decisivi in questa fase per comunicare a chi verrà allo stadio sabato il perché di questo, no? Perché indosseranno questa maglia. Quindi, dando per primo il microfono al mio amico Alessandro Troncone, non che gli altri non siano amici, ma perché non quadravo con me. Allora, siccome vi conosco come le mie tasche, facciamo qualche domanda prima inerente al progetto anche a Giorgio e a Fabio, e poi ovviamente qualche cosa di cronaca non la si nega mai a nessuno, come si dice. Buongiorno, approfitto del momento per chiedere a Giorgio come mai è stato scelto il Modena come veicolo, come promotore anche di questa iniziativa, cioè volete arrivare veramente, no, a tutti in modo molto più ampio rispetto che magari a quello che può essere semplicemente un messaggio social o un messaggio alla città che magari a volte resta un po' lì nell'aria, insomma, lo sport e il Modena sono un veicolo per questa città enorme, credo. Sì, certamente, è proprio per questo il motivo che abbiamo chiesto al Modena e ha accettato immediatamente. Come diceva prima Paolo, c'è proprio come cassa di risonanza.
quindi proprio per molte volte si fanno delle bellissime iniziative e poi non riusciamo a comunicarle. Quindi grazie al Modena abbiamo chiesto questo aiuto per poterle comunicare. A voi, che naturalmente siete qui proprio perché siamo qui con il Modena, la cosa che vi chiediamo è quella di pubblicizzare il progetto, ma anche di far sì, cioè, diciamo, pubblicizzarlo è importante, ma è importante che qualcun altro aderisca. Quindi a quel punto la cosa che vi chiediamo è, tipo, qui vedo delle altre belle aziende che potrebbero cercare di aderire anche loro, insomma, quindi... Anche perché quando parliamo di un costo tra i 7 e i 10 mila euro, cioè non sono costi proibitivi, e quindi vuol dire mantenere completamente un villaggio, mantenere una scuola, riuscire a fare delle cose importanti. Quindi il messaggio che vogliamo mandare con questa operazione qui è quella di dire: signori, stiamo facendo, noi ci rendiamo garanti di far sì che ogni euro che viene messo nel nostro conto corrente, che è un conto corrente dedicato, poi vi verrà dato un volantino, ci sono tutte le indicazioni, tutto quello che serve, noi garantiamo che le operazioni vadano tutti a buon fine. Una prerogativa di Rock No War è che di tutto quello che viene messo per il progetto va tutto completamente a destino, quindi noi abbiamo il conto corrente dedicato che verrà anche certificato da un revisore contabile e quindi chiunque abbia qualche cosa può chiedere informazioni in merito. Pietro? Sì, no, chiedevo a Fabio, insomma, cosa rappresenta per te questo progetto, che come l'hai conosciuto, anche quali caratteristiche, insomma, ti hanno colpito maggiormente? Ma io personalmente non sono mai stato in Africa, chiaramente vedo che molti paesi sono in Africa, alcuni insomma in Asia o in America del Sud, comunque mi farebbe piacere visitarli per toccare, insomma, rendermi conto della situazione, però parliamo di un bene di, come ho detto prima, di primaria importanza, quindi mi sembra al minimo poter mettere a disposizione questo bene alle persone perché è troppo necessario. Bedoni? Salve a tutti, sono Alessandro Bedoni del Resto del Carlino. Volevo domandare questo, il fatto che verrà pubblicizzato ovviamente un conto corrente, credo a questo punto che non sia solo dedicato delle donazioni di aziende, ma credo che anche le persone che vedranno dagli spalti questa maglia potranno dare un contributo. I contributi piccoli poi uniti diventano un contributo molto grande. Io credo che sia, immagino, nel vostro obiettivo anche coinvolgere più gente possibile, perché la gente a Modena, ma anche in tanti altri posti, il cuore grande ce l'ha e lo ha sempre dimostrato. Confermo, grazie di questa domanda. Allora, il concetto è sì, ti do pienamente ragione. Quindi quando noi diciamo dai 7 ai 10 mila euro si può costruire un pozzo, quello è, mettiamo anche la targa sul pozzo, quindi che uno che si è proprio, cioè, può vederlo direttamente, concretamente. Ci sono state persone che hanno fatto dei versamenti, anche 50, 100, 200 euro, servono ad andare a fare il progetto complessivo. Ci sono anche gruppi di persone che si sono messi insieme e insieme hanno fatto una raccolta interna, quindi gruppi di persone privati, alcune associazioni, alcune parrocchie, alcuni enti, cioè, insomma, che si sono messi insieme per fare la ricerca, per mettere insieme i fondi per fare un pozzo intero. Però anche i 10 euro sono graditi e servono poi, tanti 10 euro servono a fare tanti pozzi. Grazie della domanda. Faccio una domanda anche a Fabio, nel senso che i calciatori, si dice sempre, anche forse con dei termini abusati, che sono una categoria abbastanza privilegiata, però è bello proprio per questo che magari voi mettete la faccia e spendete la vostra faccia per dire alla gente: guardate che c'è bisogno, perché ci sono delle persone che stanno peggio di noi, ma parlo anche di tutti quelli che sono seduti qui con me. Sì, assolutamente, questo è il minimo che possiamo fare noi, diciamo, per pubblicizzare questo progetto, ma possiamo anche dare un contributo da parte nostra economico, magari per svilupparlo e per aiutarli, quindi con piacere. Se volete, se avete ancora qualche curiosità sul progetto, se no vi libero per poter fare anche domande calcistiche. Una cosa io... Sì, Giovanni Botti, Radio Modena, Radio Gamma, Radio Bruno. Una curiosità, cioè, a livello, questa scelta del rapporto col Modena è venuta
da chi? Da voi che avete cercato, se ho capito bene, Modena, e se avete altre realtà sportive con cui, locali con cui avete collaborato in questo, per questo progetto, con cui avete chiesto aiuto, tra virgolette. In questo momento abbiamo chiesto al Modena, anche perché essendo che Caracol è uno dei, dei partner, dei primi finanziatori insieme a Florin, insieme a Modula, quindi grazie al contatto di Caracol ci siamo visti immediatamente. Poi dobbiamo dire che col Modena abbiamo già collaborato con altre iniziative, il Modena collabora anche con la partita della Stella, che è sempre un progetto sostenuto da Rock No War. Anni fa, forse tu non c'eri ancora, avevamo fatto la partita Modena-Chievo quando c'era stato il passaggio in Serie A, quindi avevamo fatto già una serie di iniziative. Allora avevamo, non c'era, ma sapevo. Allora avevamo raccolto i fondi per fare un campo da calcio e l'abbiamo fatto in Madagascar, quindi grazie alla partita Modena-Chievo che era stata fatta proprio qui al Braglia. Quindi in questo momento siamo partiti così, poi dopo vediamo tutto quello che succede e naturalmente è più... facciamo parlare, più se altri salgono, credo che, come mi dicono sempre tutti, con la solidarietà c'è una collaborazione grande e quindi se c'è qualche cosa di buono che può servire lo prendiamo sempre in considerazione. Però il concetto è come noi abbiamo deciso di stare col Modena, perché riteniamo che il Modena sia, a parte che sono di Modena, cioè sono, quindi è la città di casa, ma è anche una società seria e quindi e il Modena ha fatto la stessa valutazione con noi, quindi questo, diciamo, io devo ringraziare ancora il Modena, insomma, e credo che possiamo garantire tutto quello che stiamo facendo. Voglio chiedere le donazioni fino a quando si raccolgono e quando è prevista la conclusione del progetto, diciamo. Noi ci siamo dati 2 anni per questo progetto, quindi non c'è una conclusione, anche perché non è un progetto come dobbiamo raccogliere 1 milione di euro e quando abbiamo raccolto quello abbiamo realizzato l'operazione. Qui ogni 7.000 euro facciamo un pozzo, quindi man mano che ne arrivano ne andiamo, perché tanto la necessità c'è. E l'altra cosa che abbiamo fatto è di collaborare con associazioni che sono presenti, che sono locali, quindi non ci sono perdite di investimenti di soldi, noi non andiamo in giro, non andiamo giù, non mandiamo persone, le persone sono sul posto che ci garantiscono. Poi noi faremo qualche viaggio, ma a titolo personale, anche per vedere e per fare, cioè, come verifica di tutto, però quelli non sono fondi che vengono presi al progetto, quindi affidiamo a associazioni locali che stanno già lavorando sul posto con personale locale. Per passare dal progetto solidale al campo, ricordo che la partita della Stella quest'anno per la prima volta ha vinto il Modena. Non è mai successo. No, assolutamente. Però io sono molto vicino al Rock, quindi il Rock non vuole, come sai, Giovanni. Quindi. Ripartiamo da Alessandro. No, dai, Amaduzzi, parti tu con la prima domanda calcistica. Lasci. Perché poi dopo non lo dice, vedo, ma si offende. No, lo decidi tu. Fabio, la prima cosa che mi verrebbe da chiedere è cosa è successo, insomma, da dicembre ad oggi. Insomma, io immagino che la partita con la Cremonese, se proprio dovessi scegliere un momento in cui è realmente cambiato qualcosa, forse vi ha fatto perdere delle certezze o qualcosa che adesso non riesco bene a ancora a decifrare. È così? Da quel momento il Modena ha perso qualcosina a livello di convinzione, di determinazione, di certezze tattiche, oppure è semplicemente un momento che spesso può capitare nell'arco di una stagione? Ma sì, la prima partita realmente negativa è stata quella con la Cremonese, secondo me. Poi a Spezia, secondo me, abbiamo fatto una buona partita. A Brescia è da cancellare, diciamo, la prima mezz'ora, però per il resto non siamo una squadra morta, non ho questa sensazione come viene dipinta, tra virgolette. A Palermo ci sono stati degli episodi che chiaramente prendiamo quello con troppa facilità, ci hanno condannato, però secondo me siamo vivi, la squadra continua a lavorare, cerchiamo di ripartire dalle nostre certezze. Secondo me a Palermo si è fatto un passo in avanti, è chiaro che magari visto da fuori o per voi magari non siete d'accordo, però secondo me la squadra ha fatto un passo in avanti sia in termini di gioco rispetto alle ultime 2-3 partite, ma sia anche in termini di compattezza.
quindi ripartiamo uniti e affrontiamo la prossima partita sabato, che sarà una partita difficilissima, però con l'atteggiamento giusto. Ciao Fabio, ecco, appunto parlando di sabato, ecco, come ci si approccia a una partita con un Parma che, visto a Genova, è sembrato insomma una squadra molto in forma, ecco. Si affronta chiaramente la squadra più forte del campionato, l'ha dimostrato, sono una squadra molto in forma, sarà una partita difficile, però noi stiamo lavorando bene in settimana, stiamo cercando di trovare i rimedi per affrontarli. Nonostante il momento difficile, noi ci crediamo, siamo uniti e andiamo avanti così. Poi sappiamo che sarà una partita molto complicata. Federico Sabatini, parlando di ciao Fabio, ti chiedo come stai, visto che Bianco al termine della partita di Palermo ha detto che avevi stretto un po' i denti, e quindi ti chiedo come hai ripreso questa settimana dal punto di vista personale. Sì, ho avuto delle problematiche fisiche, non riguardanti l'infortunio che ho avuto, ma diciamo un po' alcune, ho avuto una borsite sul tallone che mi ha causato un problema flessore. Però questa settimana ho fatto ancora a parte un paio di giorni, però oggi mi sono riallenato e sabato sarò regolarmente a disposizione. Ti chiedo di questa negatività che c'è un po' all'interno dell'ambiente. Sembra che, insomma, dopo il derby il Modena sia passato da un rendimento da playoff, un rendimento da retrocessione diretta in Serie C. Ti chiedo come lo state vivendo, se leggete anche le tante cose che vengono scritte, oppure non vi interessano e basta. Ma si scrivono tante cose, chiaramente fa parte del calcio, ognuno fa il suo lavoro, noi non ci facciamo condizionare. È chiaro che c'è un po' di negatività, questo sì, si avverte. Comunque la squadra, siamo al nono posto, abbiamo fatto fino a Cremona un ottimo campionato e non sono adesso due o tre partite che condizionano il nostro andamento. Quindi noi siamo consapevoli, andiamo avanti per la nostra strada. È chiaro che abbiamo bisogno del sostegno di tutti, perché comunque in questi momenti bisogna rimanere uniti e siamo sicuri che comunque, purché i tifosi non siano contenti della situazione, però che sabato ci daranno una grande mano. Ultima cosa che ti chiedo, con Bianco, su cosa state lavorando in particolare dopo Palermo? Personalmente io ho visto dei passi in avanti, soprattutto dal punto di vista mentale, insomma, rimontare due volte il Palermo e sfiorare anche il terzo gol in pieno recupero è un passo in avanti. Sì, abbiamo affrontato il Palermo, che è una squadra forte, abbiamo tenuto testa, secondo me il risultato giusto poi alla fine era un pareggio. Stiamo cercando di limare questa facilità con cui si prende gol, però è anche vero che magari fare una partita in cui si riesce a rifare un clean sheet ci dà fiducia per rilavorare in settimana, quindi quello è importante lavorare, ma è importante anche il sabato, che oltre a cercarla un po' di fortuna, ma anche che ci arrivi in modo da ripartire e continuare a lavorare con fiducia, che in questo momento forse è quello che un po' manca, chiaramente. Vedo, e poi Paolo Vecchi e Giovanni. Ciao di nuovo Fabio. ti chiedevo questo, il girone di ritorno in Serie B, che è già un campionato infido di per sé, è sempre molto più difficile perché tutti cominciano a correre. La classifica dice che non si vede dai numeri questa grande negatività, perché siamo sempre pure a un punto dai playoff e 7 punti di vantaggio sui play-out. Ecco, però come leggete voi questa parte del campionato in cui ci sono squadre, ad esempio, faccio un esempio, la Feralpi Salò, che sembrava spacciata, da 3 reti al Catanzaro, la Ternana in difficoltà, da 3 reti al Cittadella, il Cosenza da 4 reti al Venezia. Lo leggete anche nell'ottica in cui un Modena, per esempio sabato, contro una squadra che ovviamente la classifica dice che è favorita, potete sovvertire il pronostico, anche perché non bisogna dimenticare che non più tardi 10 giorni fa il Parma ha rischiato di perdere in casa con l'Ascoli. C'è questo per dire che è una Serie B nella quale tutto è possibile, però ti chiedo se siete coscienti che è una Serie B, che è un campionato sempre molto pericoloso, basta passare la guardia un attimo e sono problemi. Sì, noi ci crediamo, affrontiamo il sabato il Parma per avere la voglia di batterlo, non ci sentiamo sconfitti, non ci sentiamo la vittima sacrificale di nessuno, non perché veniamo da un momento negativo pensiamo di scendere in campo a fare una gita, quindi noi ci crediamo. Sappiamo che la Serie B è molto difficile e che si vive di alti e bassi. Poi alla fine la squadra che rimane più equilibrata è quella che riesce a fare il campionato migliore. Adesso è un momento, tra virgolette, negativo, e noi dobbiamo cercare
di continuare a lavorare, perché sappiamo che non è morto nessuno sotto, perché non è morto l'Ascoli, non è morta la Feralpi, non è morta nessuna delle squadre che si trova in fondo, ma anche che noi non siamo morti e che quindi abbiamo comunque la voglia di poter risalire la china. Quindi, però dobbiamo guardare noi stessi e cercare di, come ho detto, rimanere uniti e andare avanti. Ciao, le ultime. Ciao Fabio. Paolo. Ciao. Ascolta, ti chiedo una cosa. Per tre quarti del campionato il Modena è stata una squadra che ha sempre messo, al di là dei risultati, è una squadra che ha sempre messo sotto gli avversari, sul gioco, sul ritmo, nella gamba, con una grande aggressività. Poi si è perso un po', no? questo spirito, la squadra un po' si è allungata, il passo è cambiato e anche l'atteggiamento, secondo me, nelle ultime partite, quelle della crisi, diciamo. È secondo te possibile ritrovare quello spirito, oppure, diciamo così, c'è da aspettarsi un Modena diverso da qua alla fine del campionato? No, assolutamente sì, noi stiamo lavorando anche per cercare di ritrovare quello spirito. È chiaro che non cerchiamo alibi, però ci sono stati vari infortuni a centrocampo che comunque tutti nello stesso momento, è chiaro che poi magari a livello fisico potevamo stare un po' meno bene. Questo sabato abbiamo giocato io che mi sono mai allenato, Magnino con la febbre, Battistella che comunque era la seconda partita che faceva dopo tanto tempo, quindi è chiaro che non eravamo al 100%, però adesso piano piano stiamo recuperando tutti e sono sicuro che crescendo di condizione tornerà anche l'atteggiamento che ci ha, diciamo, che abbiamo fatto vedere da inizio anno, contraddistinto. Giovanni, a chiudere. Ciao Fabio, allora ti chiedevo due cose. Una, vedendo i dati, insomma, le prime 10 partite avete preso solo 8 gol, nelle seconde 11-20. Quindi c'è proprio un cambiamento, cioè, tornando al discorso della difesa di cui parlavi con Federico, secondo te cos'è cambiato? Avete cambiato anche qualcosa nel modo di giocare, magari per cercare di segnare di più? Cioè, c'è stato un cambiamento in particolare oppure è una casualità e sono successe episodi, come si dice di solito? Perché c'è stato questo cambiamento netto, secondo te? Ma non me lo so spiegare, sinceramente. È chiaro che i numeri parlano chiaro. Sarà cambiato qualcosa magari a livello di atteggiamento e questo no, non deve succedere. Il fatto che si prenda quello non è certamente colpa dei difensori, ma è colpa di un atteggiamento di squadra. In questo momento dobbiamo ritrovare questo atteggiamento di squadra in cui facciamo la fase difensiva tutti, dagli attaccanti a noi centrocampisti e difensori con voglia. Adesso non prendere gol, secondo me finire una partita dove non prendiamo gol è fondamentale, al di là del risultato, perché ci dà fiducia e ci fa lavorare anche meglio, più serenamente con la palla in fase offensiva. Una cosa proprio scontata, però ci sta, nel senso, se questo primo inizio negativo del 2024 è conciso o ha inciso qualcosa le voci di mercato, insomma, le tante solite voci di mercato. Ma sinceramente no, perché quelle fanno parte del calcio. È chiaro che secondo me il mercato di gennaio dura troppo, è inutile che duri un mese, però non è inciso minimamente, perché noi pensiamo ad allenarci e siamo concentrati sulla partita. Dobbiamo pensare al Parma, non ci possiamo permettere di stare a pensare a situazioni di mercato, soprattutto perché comunque quelli che siamo adesso non penso che ci siano grossi stravolgimenti, quindi siamo tutti mentalizzati sul Parma e basta. Grazie, adesso andiamo su di sopra a fare due singole.